Mica! Davanti a noi due degli attori protagonisti della commedia tanto applaudita Grease, Lucrezia e Michele. Buongiorno, siamo della classe terza B e questa iniziativa ci ha coinvolti tutti in maniera molto... Siete contenti di questa iniziativa? Sì. Ringraziamo il preside, le professoresse e soprattutto la Lega Ambiente che ci ha permesso di fare questa iniziativa. Abbiamo piantato i fiori, i non ti scordare di me, proprio nel caso della rappresentazione, e quindi abbiamo lavorato duramente per questa cosa, perché contiamo, abbiamo pulito e niente. Allora non si è trattato soltanto di una giornata di svago? No, perché dopo che abbiamo anche fatto delle ricerche su queste cose, quindi sull'inquinamento, su questo argomento, e ci siamo informati. Allora abbiamo iniziato a pulire nei cespugli, le carte, i fazzoletti, e poi abbiamo lavorato la terra e abbiamo piantato i fiori. Mamme sprint per una giornata all'insegna del Biversano. Cosa state preparando? Le colombe pasquali. La cosiddetta scarcedda. Cos'è la scarcedda? È un dolce tradizionale pugliese, diciamo, del meridione, che un tempo le nostre nonne, nel periodo di Pasqua, realizzavano. Vuoi dire? Noi abbiamo ricordato questo momento, ritornando alle nostre tradizioni.
Vuoi dire la ricetta? Allora, mezzo chilo di farina, 100 g di zucchero, 100 g di olio, un pizzico di sale e due uova. Si aggiunge un po' di latte tiepido ed si impasta. Si divide in tre parti perché noi dovremmo formare una treccia, però si possono realizzare anche altre forme, cestini, altre decorazioni, quello che si vuole. E si aggiungono delle uova intere per decorare questa colomba. E la procedura di cottura? Allora, la cottura è 180 gradi per 30 minuti. No? Grazie e buon lavoro. Grazie. Professoressa, vuole spiegare cosa stanno dipingendo i ragazzi? Sì, stanno cercando di abbellire, no? Di rendere la loro classe accogliente collegandosi al tema della natura, perché oggi la scuola aderisce al progetto Non ti scordar di me, che mira proprio alla valorizzazione di quello che è l'ambiente circostante. Quindi dopo aver pulito sia l'interno della scuola che anche le parti esterne, i ragazzi stanno cercando di ricreare in classe un clima allegro, un clima più accogliente, più divertente anche, in cui lavorare e studiare in modo più sereno e gratificante, probabilmente perché l'ambiente l'hanno creato loro stessi. Queste mani cosa rappresentano? Sono le loro mani in realtà, le loro mani che lavorando insieme possono creare e fare tanto, perché ognuno contribuisce in modo particolare, in modo personale, aggiungendo il proprio contributo. E in effetti i ragazzi hanno realizzato anche lo striscione che è alle sue spalle e che raccoglie appunto quella che è la finalità del progetto.
Prima avete visto i bambini della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, adesso sono i ragazzi della scuola media, anche la scuola media Papa Giovanni XXIII ha aderito al progetto, alla campagna Non ti scordare di me, scuole pulite di Legambiente, e loro ovviamente sono un po' più grandi, fanno attività più complesse e più articolate. Intanto una buona pulizia della scuola, di molte aule, delle aiuole esterne, sono stati raccolti e messi da parte molti, diciamo, residuati anche di antiche lavorazioni, attività fatte nella scuola, e adesso anche attività di abbellimento. Come ho detto prima, si tratta di rendere gli ambienti di apprendimento più accoglienti, più simpatici, più allegri, più colorati, cioè mettere i ragazzi anche in condizione di vivere bene la loro attività scolastica. E credo che questo serva sia ad abbellire la nostra scuola, serva anche ai ragazzi a farli sentire protagonisti della cura del loro stesso ambiente di apprendimento, e questo credo sia una cosa assolutamente importante. Nell'occasione, come avete visto, abbiamo coinvolto anche qui gruppi di genitori, delle mamme in particolar modo, che, visto anche siamo alla vigilia del periodo pasquale, stanno facendo riscoprire ai ragazzi anche quelle che sono le produzioni, i dolci tipici della tradizione pasquale, e poi, perché no, per essere anche una giornata per vivere insieme allegramente di socializzazione, ci sono ragazzi che stanno riscoprendo gli antichi giochi di strada, quelli che facevamo noi o che facevano i nostri padri, i nostri nonni, e anche questo, come dire, è parte di quell'intervento formativo educativo che punta a mettere in relazione l'oggi che vivono i ragazzi con quella che è stata la storia importante, anche il passato dei loro padri e dei loro nonni. Oggi pomeriggio tutto culminerà con una sfida tra genitori e alunni, un mini torneo di pallavolo, alla fine del quale saranno ovviamente tutti premiati, e con una dolce ricompensa, con le scarcelle che le mamme, avete visto, stanno preparando, e sicuramente sarà una idonea conclusione di questa bella giornata.